Messer Jerry, selfie! Amo messaggeri a mano. Buongiorno. Oggi tocca a Filagon. Allora, Filagon è una parola greca che significa amico della lotta. Come è nato Filagon? Filagon dell'originale c'è rimasto solo questo qui. Che cos'è questo qui? Questo è l'avanzo della creta modellata per realizzare questo stampo qui. Lo stampo di questo modello qui che io ho già prodotto in vari modelli, anche in varie copie, e dato anche come trofeo sia nei tornei di lotta zen che io ho fatto e ho collaudato, e ho visto che funziona, i regolamenti sono molto semplici, la lotta è divertente e soprattutto riesce a fare mettere insieme gli uomini e le donne incontrarsi, in mettersi le mani addosso, che non sia né ballare né fare l'amore, ma fare la lotta, un gioco, non una cosa di violenza, un gioco. Però lei l'ha fatto scoperto, sì, però ha tirato lei, sì. E l'ha fatto toccare a lui, sì. Puoi rivederlo? Per cui lei ha tirato il colpo e lui ha toccato con la mano in terra, sì, sì. Ok, allora il touch è su di lei. Chi ha vinto? Ha vinto la donna. Brava Giulia, primo round. Ma gioco con un intento dentro ben preciso, cioè mettere in discussione il principio che gli uomini si considerano superiori alle donne perché hanno una forza. Nel combattimento, nella lotta, loro sono più forti, no? La lotta zen che io ho studiato invece permetterà anche alle donne, non a tutte, ma anche alle donne di vincere tranquillamente contro i maschi, perché sarà la scaltrezza l'arma principale per poter vincere un incontro di lotta zen. E questa lotta zen, no, non è altro che l'evoluzione di un amore adolescenziale che si accese la prima volta nel 1968 guardando, durante le Olimpiadi, dopo Tokyo, mi sembra Città del Messico, e sentendo parlare di questa lotta in televisione fecero vedere un piccolo incontro bruttissimo, eppure mi fece scattare quella cosa tipo: mi piacerebbe imparare la lotta greco-romana, questi colpi, no, eccetera. E da lì cominciai a fare, andai a scrivere i portuali e poi ho fatto un'esperienza di 10 anni. E l'inizio della lotta fu una di quelle passioni molto importanti. Mi ricordo che durante le scuole medie, nella cartella che il nostro professore di educazione artistica, Sergio Agostini, ci faceva dipingere e disegnare una cartella nel quale dentro, durante tutto l'intero anno, i disegni fatti a scuola sarebbero stati raccolti. E mi ricordo che in una di queste facciate dipinsi proprio un incontro di lotta che avveniva a squadre tra i portuali, la società, eccetera. Questo per dire quanto era il mio chiodo fisso sempre la lotta, no? Poi, finita l'esperienza della lotta, eccetera, avendo la voglia di divulgare questo sport e rendendolo semplice, mi sono inventato questa lotta zen. E questa scultura che ho fatto in particolare, che ho prima modellato in creta, no? Poi dopo quella creta l'ho ricambiata e l'ho messa nella posa di questo modello qui, perché questo modello è la creta cucinata in terracotta che, dopo che si è seccata dalla creta che si vede nelle fotografie, tutto il di sotto si è rotto, si è sgretolato, io ho buttato via e ho ottenuto solo le parti grosse che ho incollato insieme e poi ho patinato a finto bronzo per dare la sensazione di un reperto antico, no? Di bronzo che è rimasto, dove racconta sempre il meccanismo dello sport, della lotta, dove le facce dei bronzi di Riace le ho usate per sottolineare quanto questo sport sia antico.
mi sento di dire che potrebbe essere il primo sport mondiale che tutte le culture hanno fatto, perché vedo che questo sport è presente in tutte le culture del mondo, anche quando comandavano le donne, che c'era il matrilineare, no? Si faceva la lotta, si faceva la guerra, non come li facciamo adesso, ma si facevano per sedare quei pochi che non avevano capito che si doveva stare buoni e tranquilli, no? Adesso è la maggioranza che è così. La maggioranza cerca di sedare quei pochi che se ne vogliono stare belli e tranquilli. Vogliono stare su, no? Questa è un po' la ragione per la quale mi hanno fatto, mi stanno ancora facendo questa guerra, diciamo legale, mirata culturalmente a rompere la mia comunicazione, perché la comunicazione dei miei cazzi, dei miei c'è, che avendomi sequestrati non posso raccontarli, nel racconto che io farò, perché se non mi li danno, che mi li dissequestrano, piano piano se avrò la possibilità, mi li rifaccio di nuovo e li utilizzerò per raccontare il messaggio che c'è dietro, perché adesso ho visto che ha creato questa magia di catturare l'attenzione. Ma adesso che l'attenzione è catturata, io devo raccontare che cos'è. Non devo lasciare l'equivoco. Non sono una pubblicità che sfrutta un messaggio per venderti un'altra roba di cui non hai bisogno, che ti confonde solo e ti appesantisce la vita. Allora, la lotta zen, come nome ho deciso di metterlo all'inizio non perché avesse un significato ben preciso, ma perché era facile da ricordare e perché Zen ti collega comunque a quel mondo interiore, che ognuno di noi conosce il suo, ognuno di noi ha etichettato il suo mondo con delle parole, con dei simboli, con delle cose personali, ma quella cosa esiste al di là delle nostre etichette, esiste al di là delle nostre etichette. E poi dopo invece mi sono accorto nel tempo che è veramente, a parte un nome molto semplice che rimane in memoria, è anche azzeccatissimo come intendimento, come senso, no? Lotta Zen cosa vuol dire, no? Lo Zen significa mantenere la lucidità, l'equilibrio sulla propria felicità. Significa essere svegli. I cazzi eretti che mi hanno sequestrato dicono questo, alzano il livello dell'attenzione da addormentato, stato in cui noi siamo adesso, da sedati, addormentati, c'è qualcuno che ci sta sodomizzando da migliaia di anni con un preservativo stile cactus con le spine e noi sentiamo un disagio, ma mentre dormiamo, mentre siamo lì così, facciamo chi ci sta sodomizzando? Dice no, buono, tranquillo, continua a dormire, non alzare il livello della tua attenzione, perché se tu alzi il livello della tua attenzione ti accorgi che io ti sto sodomizzando a sangue senza avere il diritto ma abusando di te e tu mi puoi dire di no e a quel punto finisci il giochino, per cui è bene per chi mi sodomizza tenermi nascosto. Il c'è alza il livello dell'attenzione, della consapevolezza. Sei eretto sull'obiettivo importante nella tua vita. Te stesso, il tuo cuore, il tuo centro che se non è appagato piange e non la smette. Gli puoi dare tutti i palliativi che vuoi, lui non smetterà mai di frignare. E per me è molto importante, perché quel frignare è la bussola che in tutto l'arco della mia vita mi ha indicato che strada dovevo fare per togliermi da quel disagio momentaneo che sentivo che non era naturale per me. Per cui la lotta Zen è quella lotta che noi dobbiamo fare con noi stessi quotidianamente. L'avversario non è per forza fuori, è dentro. L'avversario più importante, tutti lo dicono, non è una novità, ma il punto è ok. Hai l'avversario dentro, sai come fare a lottare? Sai come fare a non perdere l'equilibrio? Perché basta, a questo avversario gli basta un niente per farti perdere l'equilibrio, per ipnotizzarti, per farti una finta lì e fregarti di qua. Un attimo,
la storia è piena di grandi uomini fregati in un attimo da quel nemico interno, che ha preso la loro vita piena di successi, piena di talento messo in pratica, e l'ha ridotta in cenere. Perché tu hai perso il piazzamento, hai perso quella chiarezza, hai perso quella attenzione, e la lotta zen ti viene a dire questo, in modo giocoso, lottando, quasi una danza, quasi un massaggio estremo, no? Io mi ricordo quando facevamo gli allenamenti, no? Quello strapazzarci, quello stringi, quello cosare, quel uscire da certe robe, quello sforzare per portarlo via, no? Per staccarlo da terra, come si diceva, staccalo da terra, perché se lo stacchi da terra ce l'hai in balia tua. Ha perso il piazzamento, ha perso la radice. Per cui questi sono i lodatori. Questo qui, ad esempio, dunque, questo è un esemplare unico, che è il rimasuglio della caeta che dopo io ho fatto, eccetera, per cui questo devo decidere un prezzo speciale, non di 100 euro come questo, ma questo qui deve costare 500 euro, perché questo è un esemplare unico. E poi c'è il basamento fatto in mosaico da me, tutte tessere di mosaico, per cui questo qui è 500 euro perché è un esemplare unico. Questi qui invece, che sono delle copie, però sono delle copie particolari, personalizzatissime. Questa ad esempio è la ceramica, è caduto il tappetino del mouse. Questo che numero era? Che non mi ricordo più. No, più che il numero, questo non è il numero. Pezzo unico per colore. Sì, questo è un filagon con l'argentatura foglia nel casco del bronzo B e la fascia dorata nella capigliatura del bronzo di Riace A. Poi c'è un filo di argentatura qui su tutto il bordo della materassina, che è stata poi patinata con i vari colori, e la pelle dei due lottatori diversificata, questa molto sul rosso e quest'altra sul bianco. Ho deciso di fare questa posa che per un lottatore, per chi conosce la lotta, si capisce che questo lottatore qui è in una situazione drammatica, gli manca pochissimo dal perdere l'incontro, perché il suo avversario lo ha preso molto bene, gli ha bloccato il braccio dietro la schiena, ha le braccia in cintura, tutto il suo peso su di lui è già a terra, e spingendolo in avanti lui potrà andare a toccare con la schiena e perdere l'incontro, ma non ha ancora perso. Dipenderà da cosa sceglierà di fare sia lui che l'altro lottatore. Per cui il messaggio che comunica è: in questo momento sembra che uno ha perso, gli manca un pelo, e l'altro è a un pelo dalla vittoria, ma dipende dalle scelte che fanno, e l'incontro si può rovesciare da un momento all'altro in un batter di ciglia. Mi è capitato nella lotta, a me, sia di perdere che di vincere, in un attimo. Per cui dipende sempre dalle nostre scelte. La lotta zen ti dice questo: la scelta che tu fai ti permette di stare in equilibrio, di stare piazzato, perché una volta che sei piazzato tu stai facendo il match, e se stai facendo il match sei in corsa. Questo qui, ad esempio, questo qui è un filagon di resina epossidica, dove all'interno io gli ho messo un troccolo di, come un pezzo di criptonite fatto con il fosforescente, che dopo che si è imbevuto di luce, piano piano emana una sensazione di luce più o meno all'altezza del cuore. Il resina epossidica costa quasi solo di materiale 100 euro, questa cosa qui, più tutto il lavoro che gli ho fatto io, e ha l'effetto specchio dietro, eh? Questo qui per 100 euro è una cazzata, come questo e come questo. Questo sembra che quella che ha riscattato la Dolce Vita all'inizio, ha detto che gli interessava anche uno di questi lottatori. Penso
piacesse questo, vediamo. Comunque sicuramente due se non tre ci sono, in più c'è anche il pezzo unico dei lottatori di Riace, residuo della lavorazione enorme che fece all'inizio, perché ho fatto un lavoro molto accurato. Andai in palestra, presi due lottatori, Giottoli e Bombardini, e li misi nelle varie pose, feci vari, dalle fotografie che faccio vedere, niente, ci ho lavorato veramente molto per arrivare a fissare questa posa alla fine. Dopo è stato un divertimento cambiarli, metterli praticamente quasi alla pari, tutti e due a terra, ma però con il busto eretto entrambi, no? E questi, diciamo, questi lottatori poi sono capitati nei tornei che ho fatto di lotta zen come premio, sono stati usati anche come premi in certe gare di lotta greco-romana, dove quelle poche persone che avevano la mentalità aperta di capire che per la prima volta ai lottatori gli davano un'opera d'arte in premio per la fatica che avevano fatto durante il torneo, sono stati anche dati, per cui ci sono dei lottatori che hanno in casa questa scultura qui che ha un valore enorme, prima di tutto quando la guardi, perché essendo una scultura non è un racconto di polvere, tutte le volte che la guardi ti dà un'emozione questa scultura qui, anche se tu non sai nulla di lotta. Voglio raccontare questo aneddoto. Fece all'inizio, mi sa che ho le fotografie, un finto bronzo di questa scultura qui, no? Entrò dentro una signora sui 70 anni e mi chiese un po' alcune cose, poi mi disse, indicando questa scultura qui, patinata in finto bronzo, quanto costa la scultura di quei due che amoreggiano, no? Io gli dissi il prezzo, sembra che si veniva a 3,50. Gli si prese, mi chiese un pochino di sconto e per 300 euro gliela vendetti. Però disse, quella scultura di quei due che amoreggiano, la cosa mi è piaciuta perché che cosa ha colto lei? Lei ha colto la sensualità che esprime questa scultura qui. La sensualità che non è nell'atto che stanno facendo, è nei corpi che tu stai vedendo. Quando tu vedi un culo così bello, il tuo cuore reagisce come quando vedi un culo bello di bolle che sta ballando, il tuo cuore reagisce alla estetica, reagisce. Poi dopo la zucca dice bello, emozionante, mette nei ricordi, ma prima di tutto è l'estetica che viene impressionata emotivamente. Mi ha fatto piacere perché ci ha visto la sensualità nel corpo, e per cui vuol dire che la scultura emana un erotico di vita che è suo di per sé. Ed emotivamente è un qualche cosa che l'ha agganciata. Magari non lo sa spiegare razionalmente, però forse è un qualche cosa che disseta una sua lotta interiore. Perché come tutte le donne è una guerriera. Siccome le donne sono il sesso forte, noi maschi quando capiremo questa cosa qui avremo fatto bingo. Le donne sono il sesso forte. Se noi avessimo un minimo di chiarezza ci metteremmo al loro servizio. L'unica sfiga è che adesso le donne in politica stanno facendo peggio dei maschi. Dovete tornare alla vostra natura accogliente, educatrice, confortante, paziente con noi maschi, perché noi abbiamo solo mezzo cervello che utilizziamo a confronto del vostro che invece utilizzate tutto. Bon, forse sono arrivato alla fine della presentazione del Philagon. Questo è Philagon, e Philagon vuol dire amante della lotta, è un pezzo del mio cuore, è quella lotta che io faccio tutti i giorni senza stress, è quel gioco, è quel salto alla corda che deve mantenere quell'equilibrio, semplicemente. Cosa devi fare nel salto alla corda? Mantenere quell'equilibrio e quel ritmo di alzare il piedino solo quando passa la corda, senza fatica, divertendoti, con un sorriso sulla faccia, stando in un ritmo, perché la vita può portarti in quel modo lì. È stata programmata
così, affinché ti possa portare durante l'arco della tua intera vita con quell'esperienza lì. Fai il salto della corda, qualsiasi sia il giro del problema che arriva, che stavolta mi dà una pacca, tu stai con quella, salta al momento e abbi fiducia nella vita, che è contenta che tu giochi. Chiudo qui, questo è Filagon, a voi la parola se vi volete riscattare, 100 euro sono veramente portati via, vi faranno compagnia nella vostra vita tutte le volte che lo vedrete, sia che avete fatto la lotta, sia che non avete fatto la lotta, sia che farete la lotta, perché la lotta Zen sarà una cosa molto divertente. Andate a vedere il link sotto dei tornei che abbiamo fatto come esperimento, dove nel mio piccolo ho avuto la conferma che funziona, è molto semplice, veloce, pratica, chiaramente fatta tutto da solo eccetera così, ma con una bella squadra di persone possiamo fare in questo ristorante che voglio fare anche delle mangiate dove ci sono delle gare di lotta zen che possono essere vissute in maniera molto divertente e anche costruttiva, perché poi dopo seguono anche delle parole. Un posto dove si mangia, si parla, si sta bene, si celebra la vita, si è contenti di essere vivi. Di cos'altro abbiamo bisogno se non di questo? Di essere lasciati in pace. Quella pace che abbiamo già, vedete il bello che la pace non la dobbiamo aspettare, non deve essere portata, c'è sempre stata, domicilio personale dentro di te, perché non la senti? Perché tu sei fuori dalla mattina alla sera a inseguire i miraggi che ti promettono pace fuori, ma che non esiste fuori, ci sono solo creazioni pubblicitarie che vogliono la tua attenzione per venderti merda che ti tenga distaccato dal tuo cuore, perché qualcuno vuole sodomizzarti nel frattempo, a lui piace così, a me non piace, per cui finché ho forza e vita da spendere dirò no grazie, per il resto vado avanti con il mio ego sotto lavorazione, con il mio cuore sotto lavorazione, senza preoccuparmi di non accettarmi, perché so di avere dei limiti e i miei limiti il mio Dio li ha sempre utilizzati per farmi crescere, scoprire, comprendere delle cose, ha sempre usato i miei limiti, perché attraverso i miei limiti io ero vero in quel momento lì, inoltre che faccio finta di essere perfettino se sono un po' storto da qualche parte, se mi presento per come sono un po' storto da qualche parte si vede dove c'è lo storto e su quella cosa lì si opera. Un soffio e la bua se ne va via, davvero, in un attimo, quella pena del cuore insopportabile per anni e anni e anni va via e quello che rimane è la realtà di una vita meravigliosa che vale la pena di curare, di spenderci il resto della vita come lavoro, cosa che io posso fare grazie a Dio. Finora ho speso la mia vita per un obiettivo veramente grande, nobile. L'unico che interessa e che piace a Dio, la pace. La pace. Che quando la sento, wow, che fication. Vi saluto. Questo è Filagon. Compratelo finché è ancora fresco. Mr. Jerry, selfie! Una Davida! Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeriamo!